Un brindisi alla promozione del nostro amico Ciccio. Ah, sì! E smettiamola con queste buffonate. Che ve ne frega della mia promozione? Ciccio, ma che dici? La verità è che non sopporto tutta questa... Permetti, avvocato. Avanti, ragionier Fulgenzi, avanti. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. In che cosa posso esserle utile? Beh, veramente non è a me che deve essere utile, ma a un mio amico che si trova in un brutto pasticcio. Li conosco questi amici che usano gli amici per fare da paravento. Beh, io non sono un paravento, avvocato. Anzi, sono stato io stesso a prestarmi. Pringa! Sì. Avvocato, questo amico si trova nei guai. È chiaro. Se no, non avrebbe bisogno di un avvocato. Appunto. Come le dicevo, il personaggio in questione è una brava persona, un marito esemplare. Insomma, una persona seria, solo che ha un brutto vizio. Quale? Quello di fidarsi degli amici. Me ne sono accorto. Infatti, si è fidato di lei per consultare un legale. Che c'entra? Io gli voglio veramente bene. Lei non può immaginare quanto gli voglio bene. Stringa. Ecco, col fatto di fidarsi, si è lasciato convincere e ha giocato in borsa. Scommetto che ha perso. Sì, ha perso, ma non vedo cosa c'è da ridere. Ecco, ora lui è nei guai perché non sa come farlo capire alla moglie. Stringa? Sì, lui è un impiegato di banca e allora... Silenzio, continuo io. Il suo amico, con la speranza di rifarsi, ha cominciato col prelevare una piccola somma in banca. Poi ha perso anche quella. Ne ha prelevato una maggiore e così via. Ora ha l'acqua alla gola. Non è così? Sì, è così. Ma lui ha tutta l'intenzione di restituire la somma. Oh, dicono tutti così. No, lui veramente vuole restituire la somma, glielo garantisco io. Stringa. Sì, stringo. Ma non può farlo perché è stato avanzato di grado. L'impiegato esemplare. E lo trasferiranno in un'altra sede. Allora il funzionario che lo sostituirà si accorgerà dell'ammanco. E allora... Ma è chiaro, è lampante. La sua carriera sarà spezzata. L'onta ricadrà sulla sua famiglia e lui passerà buona parte dei suoi giorni in galera. Avvocato mio, ma lei è catastrofico. Catastrofico? Ma lo sa cosa consiglierei io se fossi amico del suo amico? Cosa consiglierebbe? Di buttarsi a fiume. A fiume. Mia dolce amara, perdono, ho sbagliato. Errare è umano e adesso ho pagato. Vado a raggiungere il mondo dei più. Caro amore, non soffrire, cerca solo di capire. Scusasse, signora, dell'incidente. Sono mortificato. Senta, mi tolga una curiosità. È un nuovo tipo di pesca. Signore, la prego di avere rispetto per il mio dolore. Ma io non avevo nessuna intenzione di offenderla, sa, ma mi sembra strano vederla gettare dei fiori in un fiume. Questo non è un fiume. E che? Questa è una tomba. Una tomba? Sì. Ma... È qui che il mio povero Ciccio si gettò nelle acque del fiume. Non hanno mai restituito il suo corpo. È come il suo.
chissà quanti altri cadaveri. Questo crudele fiume terrà sepolti. Ah. Ah. Lei dice? Sì. Mi consenta. Signora, mi tolga un'altra curiosità. Da quanto tempo suo marito è morto? Oggi sono esattamente 3 anni. Ma allora lei vive da sola? No, vivo nel ricordo del mio povero Ciccio. Beh, è come se vivesse da sola. Io la capisco, signora, sa perché mi trovo nella stessa condizione. Le mie uniche 2 compagne sono la canna e la lenza. Oh, anche lei è solo. Tremendamente. Oh, poverino. Buongiorno, amore. Che c'è? Che succede? Oggi è l'anniversario. Ah, già, l'anniversario del nostro incontro, lo so. Sì, ma è anche l'anniversario della morte del povero Ciccio. Mi pare che in tutta questa faccenda ci sia un pizzico di esagerazione. Scusami, Franco, ma tu chiami esagerazione onorare un morto? Tu lo onori troppo. In questa casa non si fa altro che parlare della buon'anima. È come se vivesse con noi. Sei ingiusto. Ne parli come se ne fossi geloso. Ma quale geloso? Solo che mi sento a disagio. Beh, un po' geloso lo so. Sciocco. Come puoi essere geloso di un morto? L'ho amato tanto, è vero. Come adesso amo te. Anch'io. E poi dovresti essere contento, sì. Perché questo ti dimostra che anche se tu dovessi morire, io non ti dimenticherò mai. Mi hai convinto. Vogliamo mangiare? Sì. Amore, aspettiamo degli ospiti? No. E allora scusami, perché hai apparecchiato per 3? Vedi, Franco, è una cosa che faccio sempre, ogni volta che ricorre l'anniversario della sua morte. Lo attesi tanto, tanto quel giorno. Non sapevo quello che era successo. E quando lo seppi non volli crederlo. Continuai ad attenderlo fino a che mi rassegnai. Ma tu non ti sei rassegnata. Tant'è vero che gli hai preparato il piatto di fronte a me. Ma vedi, è come rinnovare un rito. Come risentire quell'angoscia. Ma ti piace tanto vivere angosciata? Franco, perché non cerchi di capire? Ma che capire è capire? E vado ad aprire. No, vado io. Ma che guardi? Chi è? Su, su, cara, sono tornato. Mara, Mara, che è successo? È l'emozione, non si aspettava di vedermi. Mi vuole spiegare? Su, su, coraggio. Sono tornato. Ma lei non è... Sono il marito, e lei? Io pure. Cosa avrei dovuto fare? Non lo so, forse ho sbagliato. So solo che non avevi il coraggio di vedere soffrire Mara. Ecco perché ho organizzato tutta quella messa in scena. Ma voi quando vi siete sposati?
10 mesi fa, dopo la dichiarazione di morte presunta. Come mai lei, dopo tanti anni, si è rifatto vivo? Caro amico mio, lei non sa quello che ho sofferto. Le pene dell'inferno, sì, le pene dell'inferno. Poveraccio. Poi non ho più resistito. Dovevo rivedere Mara. Non mi aspettavi, vero? Beh, in un certo senso sì. Pensi che le aveva preparato il piatto. Il piatto? Sì. Mia cara. Vado a preparare il caffè. Signore, Potrei sapere le sue intenzioni? Beh, mi sembra abbastanza chiaro, no? Sono tornato. E con questo? Senta, giovanotto, è un po' difficile a dirsi, ma lei se ne deve andare. Ma lei è pazzo. Qui se c'è uno che se ne deve andare è proprio lei. Senta, piccoletto, io rivoglio mia moglie. È mia moglie. Non è vero, il vostro matrimonio non è valido. Il suo non è valido. Lei non esiste. Io sono qui, sono vivo. Ma civilmente è morto. Mi ascolti bene. Io ho cercato mia moglie per mare e per terra. E adesso che l'ho ritrovata non la mollo più, a costo di andarmi a costituire. Ci siamo capiti? Disonesto. Badi come parla. Simulatore di suicidi. Guardi che io... Ma cosa fate? Smettetela. Buoni, Non litigate, su. Scusaci, stavamo chiacchierando. E poi? La mia opinione non conta. Franco... Io ti amo. Tu sei buono, affettuoso, generoso. Un marito ideale. Ha sentito? Ed amo anche Ciccio. Sì, e adesso che l'ho ritrovato, sento di amarlo più di prima. Ha sentito? Ma a che gioco giochiamo? Giochiamo che uno di noi due è di troppo. È lei che è di troppo. Ah, buoni. Una soluzione ci sarebbe. Quale? Solo uno. Il signor Francesco Fulgenzi, detto Ciccio, è autorizzato a convivere more uccusorio con la signora Mara Varelli, ex Fulgenzi, dalle ore 0 del lunedì alle ore 24 del mercoledì. A detta ora il signor Fulgenzi abbandonerà la camera matrimoniale per trasferirsi nella stanza attigua e il suo posto verrà preso dal signor Franco Varelli, marito in carica, il quale avrà pieni poteri sino alle ore 24 del sabato. La giornata della domenica è della signora Mara dedicata al completo riposo. Articolo 2. La signora Mara si impegna a distribuire equamente il suo affetto e ad assolvere senza parzialità i suoi doveri coniugali. Articolo 3. I signori Fulgenzi e Varelli si impegnano ad improntare i loro rapporti alla massima lealtà senza minimamente tentare di nuocersi a vicenda. Siete d'accordo? Letto approvato e sottoscritto e qui ci vanno le firme. Allegria! Prego. Grazie. Qui sotto, cara. Grazie. Oh, ecco fatto. Permetti che ci diamo del tu? Ma certo che permette. Dovete diventare amici. Fratelli di letto. Beh? Che facciamo? Potremmo guardare la televisione. Che giorno è oggi? Lunedì. E figurati, il lunedì danno sempre dei film vecchi. E poi sono un pochettino stanco, preferirei andare a letto. Vieni, cara. Buonanotte. 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 Signore e signori, buonasera. Va ora in onda l'originale televisivo di Amedeo Sollazzo, La signora e i suoi mariti. Amore mio, sapessi quanto ho atteso questo momento. Quasi quasi non ci speravo più. Non ci pensiamo più. Ormai siamo di nuovo insieme. Chi è? Sono io! Avanti.
Scusate, ho dimenticato il pigiama. L'ho indossato io. Lo vedo. Ah, le mie pillole. Non dimenticarti più niente, tanto non ti apro più. Mara, hai bisogno di qualcosa? Non ha bisogno di niente, casomai ci sono io. Vai, vai, vai. Dicevo a lei. Non ti preoccupare. Buonanotte. Buonanotte. Sogni d'oro. Buonanotte. E non ci scocciare più. Che seccatore. Ciccio, per tutto questo tempo non ho sognato altro che stringerti di nuovo fra le mie braccia. Ma tu stringi troppo forte. La luna e tu. Tu, io e Venezia. Ricordi la prima notte di nozze? Sì, che me la ricordo. Eravamo a Venezia. E questa è la seconda nostra prima notte di nozze. Ciccio, che cosa fai? Ma che sta succedendo? Tutto come a Venezia, cara. Manca solo il canto dei gondolieri. E quella abat-jour della luce meravigliosa che creava tanta suggestione. Quella possiamo averla. Ciccio, Ciccio! Oh, amore mio! Non è niente, un po' di corrente. Sai che ti dico, cara, che io rinuncio a Venezia, ai gondolieri e soprattutto alla luce diffusa. Ma è un pazzo quello. Ma non ti preoccupare, non è niente. Ma questo è un bruto, un maniaco sessuale. Io vado a vedere. Ciccio, no, ti prego, Ciccio! Devi stare ferma, che non è niente. Ecco, così. Me l'ammazza, me l'ammazza. Bravo, così. Tutti rispettano la propria parte. Mara è davvero una brava consorte. Sono diventati tre ottimi amici, tutti contenti e tutti felici. Vi siete messi la maglietta di lana? Sì, cara. Sì? Bravi. Allora ci vediamo stasera, eh? Ciao. Ciao. Sì? Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Che amore di donna. Non sapevo che anche a te piacesse la pesca. Hai visto quante cose abbiamo in comune? Ho visto. Pertanto si invitano le signore dell'associazione, in occasione della giornata dell'orfano, ad ospitare per qualche giorno una di queste creature colpite da una grande sventura. Oh. È un piccolo sacrificio che però procura alti meriti. Chi di voi è disposto ad ospitare per qualche giornata un orfanello? Io! Oh, come di consueto la signora Varelli è la prima a rispondere con gratitudine al nostro appello. Ma le pare! Grazie, grazie. È un dovere. Scusasse, è la signora Varelli? Sì, sono io, prego. Scusi, ma chi è lei? Io sono l'orfano mandato dalla parrocchia. Oh,
Prego, si accomodi. Mi chiami pure Totonno, signora. A Napoli mi chiamano tutti così. Che carino. Vero, Ciccio? Sì, simpatico. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, amore. Chi è? E questo è l'orfano mandatoci dalla parrocchia. Ah. Mio marito. Tanto molto lieto. Lei sarà stupito per il colore della mia pelle. Ma si figuri. Capirà, sono figlio della guerra. Buona, figlio della guerra. Questo è il bello di voi napoletani, prendete tutto a ridere. Sì, ma quando si tratta di lavoro, chi le trovano mille scuse? E così mi costringono a campare di elemosine. Ah, comprendo, ma domani è un altro giorno. Signor? Antonio. Antonio. Antonio, vogliamo pensare a mangiare, Andiamo. Sì, grazie. Carino. Andiamo, Antonio, siediti qui. No, e poi no. Stasera è il mio turno e non lo cedo per nessun motivo. Ma scusami, caro, cerca di essere ragionevole. Ufficialmente io ho un marito solo, no? E quello sono io. Ma dico, hai pensato a quello che potrebbe pensare Totonno vedendo andare mia moglie a letto con un altro? Potrebbe dirgli in parrocchia. Non me ne frega niente. I patti sono patti. Come si dice, Patti chiari e amicizia lunga. Ma allora non ti importa niente della reputazione del mio nome, niente? Sei un mostro. Ecco cosa sei. Zitti, zitti, zitti. Una soluzione ci deve essere. Anzi, c'è. E qual è? Mara dormirà da sola nello stanzino. E noi? E noi tre, io, tu e Totonno, ci arrangeremo sul letto matrimoniale. A letto con un negro? Non sarai mica razzista. Non sono razzista, ma non mi sta bene. Ma dico io, una volta tanto, io e Mara, anche se sono fuori turno. Senti, amico mio, chi mangia, mangia e mi sta bene, ma le bevute devono essere uguali. Zitti, potrebbe sentirci. Potrebbe sentirci. E non me ne frega niente, va bene. Questa è una giornata che non dimenticherò mai. Neanche io. Siete stati tanto buoni con me. Beh, non ci pensare più, dormi. Anche la signora è una donna impagabile, è tanto, tanto buona. Si dice buona. Buona. Buona, con la O, buona. Buona. Allora, buonanotte. 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 Dove vai? Vado a fare la pipì. Ma che pipì? Torna a letto. Scusate, ma... ma che stiamo in collegio? Bisogna chiedere il permesso. Ma che permesso? Tu ci puoi andare, a lui gliel'ha proibito il medico. Allora, ci va di... vai. Con permesso. Vai, vai, vai. Povero cocco, la pipì, eh? Che intenzioni hai? Sembra incredibile, ma Franco e Ciccio si barcamenano in questo impiccio. Procede tutto brillantemente, anche se a volte c'è qualche incidente. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, 0. Che vuoi? Mezzanotte, sloggia. Non lo sai che stanotte va in vigore l'ora legale? Quindi metti l'orologio alle 11 e torna tra un'ora. Thank you.
giornata oggi. Siamo diventati antipatici pure ai pesci. Ma che vuoi farci? Non tutti i giorni è domenica. Ma oggi è domenica. E se non è domenica oggi, quando è domenica? Già. Buongiorno, signor Varelli. Buongiorno, dottore. E auguri, eh? Grazie. Ma di che? Ma come? Sua moglie non le ha detto niente? No. E allora credo di aver fatto una gaffe. Ma la prego, non mi tradisco con la sua signora. Sta per diventare padre. Io sto per diventare papà. 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 Un momento. Papà potrei esserlo pure io. E non è possibile. Chi lo dice? Lo dico io, perché in 3 anni di matrimonio non avete avuto mai un figlio. Ma perché? Mara con te quante volte è rimasta incinta? Senti, smettiamola con queste chiacchiere, è mio figlio. Tant'è vero che porterà il mio nome. Senti, giovanotto, io ti ho sopportato fino a questo momento, ma adesso basta, hai capito? No, basta, io lo dico a te. Basta, io lo dico a te. Basta. Ma che siamo impazziti? Forse hai ragione. Il figlio non è mio. Ah, finalmente l'hai capito, eh? Ma nemmeno è tuo. Come non è mio? E di chi? È nostro. Nostro? Nostro. Ne stai fermo che mi innervosisci. Anch'io sono nervoso. È più nervoso di te. Chi è il padre? Io. Come? Siamo un padre e un accompagnatore. Padre e figlio, padre e accompagnatore. Sì, sì. Il padre. Auguri. Grazie. Auguri. Ma... Ciccio! E questo chi? Cornote siamo! Hai capito, Totonno l'orfanello? Che scherzo! Roba da Congo! Mishmaul da Ebni, mine della che l'esna shantardo, questo mio bambino! E' legalta! E vivo con i neonati! Ma trovi, E non se la prende, che vogliamo scatenare una guerra! E dov'è nostro figlio? E che ne so io! Chi è il signor Varelli? Io! E noi! Ma come, ancora lei? Prima c'è stato un equinozio. Ecco, due gemelli. Due gemelli. Due gemelli. Due gemelli. Brava Mara! E sono tutte e due maschi. Questo è maschio e quella è femmina. Auguri. Grazie. Allora il maschio è mio figlio. Non dire sciocchezze. Il maschio è mio figlio, la tua è la femmina. No, guarda che il maschio è mio figlio. Ma non mi fare ridere. Tu padre di un maschio. Mi vuoi dare il mio bambino per piacere? Ma non, guarda Ciccio, che io scateno veramente una guerra, sai. Non scherzare. Levati le mani. Non scherzare. Levati le mani. Guarda, prendo mio figlio e gli dico di darti bastonate. Levati le mani. Dammi. Leva sta mallozzo. Dammi il bambino. Ho dato la femmina. Guarda che ti denuncio. Ho dato la femmina. Prendo mio figlio e gli dico di darti bastonate. Levati le mani. Io ti denuncio. Il figlio è mio. Ho dato la femmina. Il figlio è mio, capisci? Il figlio è mio, Caro, si calmi. Caro, è il dottore che ho chiamato. Sì, sono il dottor Salvatore Pollara, permette? Stia calmo. Lei non ha niente, è solo nervoso. Si rilassi, ecco. Dottore, è grave. È un caso molto strano, crede di aspettare un bambino. Due mariti? Oh, è un bel pasticcio. Sia per Franco che per Ciccio. Tutto ciò non è normale, ma è un sogno, è naturale. Secondo la legge italiana, le cause civili che non superano un valore di 50.000 lire vengono discusse davanti al giudice conciliatore. E in tutti i comuni, anche i più piccoli, quelli dove non c'è tribunale e nemmeno pretura, c'è sempre un ufficio di conciliazione. Toni Tommaso contro Pompei Celestina vedova Cesaretti. Topponi Tommaso! Pompei Celestina vedova Cesaretti! Avvocato, prego. Dove andate? Che ne so? Qui, sedetevi qui. Seduto. E quando me lo dico? Mai. E voi ve ne andate di là? Se ne andiamo a spasso, dico io. I testimoni citati dalle due parti sono invitati a lasciare l'aula. Ma io non ho citato nessuno. Ma io sì. I testimoni fuori! Fuori dall'aula! Siamo noi i testimoni! Certo, e allora andiamo! No, ma io non capisco perché ci hanno fatto...
Insomma, lei riconosce di aver promesso 50.000 lire al qui presente Topponi Tommaso. Dica al sacrestano che fa prima. Signora, per favore, io dico quello che devo dire. Beh, perché? Non è il sacrestano e lo conoscono tutti qui in paese. Silenzio! Io, per esempio, non lo sapevo che si chiamava Topponi e neanche Tommaso. E adesso lo sa, non è vero, signor giudice? Sì, adesso lo so, è con questo. Signor, per piacere, non mi fa da parlare. No, dico scusi, io vorrei sapere perché mi ha fatto venire qui, per guardarci tutti e due in faccia. Per me, signor giudice, qua si può parlare quanto si vuole. Non ho niente da nascondere io. Sono una donna onesta e leale, non mi vergogno di nessuna delle mie azioni. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto perché avevo le mie buone ragioni. Per piacere, signora Pompei, atteniamoci alla causa. Lei ha promesso 50.000 lire al sacrestano, al Topponi. Però a quanto sembra lei non intende soddisfare. Ah, ma perché? Lui mi ha soddisfatta? Beh, io direi di sì. Direi proprio di sì. Che coraggio! Oh, ma insomma, signora, voi volete per forza farmi parlare, signor giudice? Insomma, basta, eh? Qui dovete parlare tutti e due, ma in risposta alle mie domande. Incominciamo dalla causale. Rispondete voi. Per quale motivo la signora vi ha promesso quella somma? A che titolo? Glielo debbo proprio dire. Certo che dovete dirlo! Venite avanti, venite avanti e non titubate. No, no, io non titubo. Oh. Se la signora non ha nulla in contrario, parlo. Nulla. Parla. Ecco, signor giudice, le cose sono andate così. Sei mesi fa, la signora venne da me mentre io stavo con la campana a mano. A un tratto mi sente chiamare: signor sacrestano! Signor sacrestano! Signor sacrestano! Signor sacrestano! Buongiorno, signora Celestina! Buongiorno! Buongiorno! Ho bisogno di voi! Di che si tratta? È una cosa delicata! Ci sente nessuno? Signor, qua non ci sentiamo noi, figuriamoci se ci sentono gli altri! Signor sacrestano, io vorrei un bambino! E lo voglio da voi! Accidenti! Signor, abbiate pazienza, io non ho capito niente! Scusate, mi volete spiegare meglio? Ho detto che voglio un bambino e lo voglio da voi. Oh, mamma mia, lasciatemi riordinare un po' le idee. Dunque, ci sono. Ecco, ci sono. Siccome voi siete avvilite perché il vostro matrimonio è risultato sterile, adesso che siete rimasta vedova, vi volete adottare un bambino. Vi siete rivolta a me perché avete saputo che io ho 7 figli. Ma avete sbagliato il palazzo, cara signora, perché io non vendo la carne della mia carne. Ma no, non avete capito. Io non voglio uno dei vostri bambini. Ne voglio uno nuovo. Uno nuovo? Sì, uno nuovo, uno da confezionare. Ah, e lo volete confezionare con me, eh? Ah, finalmente. Ce ne avete messo di tempo a capire. Signora Celestina, voi avete indovito che sotto i panni del sacrestano si cela un cuore romantico come quello di Paolo, di Romeo, di Cirano, eh? Oh, non avete capito un accidente. Se io voglio un figlio è perché ho le mie buone ragioni. E siccome voi di figli ne avete fatti 7... Modesti a parte. Sì, ma non vi illudete, io non voglio nessuna complicazione sentimentale. Per voi si deve trattare di un lavoro. Un piacere da farmi, insomma. Signora Celestino, ma mi meraviglio di voi. Ma lo sapete, sì o no, che la nascita di un bambino è un fatto sublime, sacro addirittura, eh? Voi lo volete avvolto nella plastica con il marchio di garanzia e il prezzo sopra come i cavoli che si vendono al supermercato. No, no. Ma non dovete mica farlo voi, questo è compito mio. Già, ma con il mio aiuto però, mi rifiuto. Ma io vi pago. Siete spoetizzante addirittura. Papà! Che vuoi tu? Ha detto mamma, se ti sei ricordato, di comprarmi le scarpe nuove. Va bene, poi se ne parla. Adesso non è il momento, domani. Vi do 50.000 lire. Eh? Vi do 50.000 lire. Le scarpe. Accetto. Avete capito, signor giudice? Si è rivolto a me perché io ho 7 figli. E questo, secondo quello che dice lei, le dava garanzia. E questo è stato il mio sbaglio? No.
Non si direbbe. Mi dispiace, cara signora, ma a guardarla bene non si direbbe. Signor giudice, io il mio dovere l'ho fatto. Lui. Lui l'avrebbe fatto. E lei ci crede, signor giudice, che è stato lui? E che ne so io? E voi avreste il coraggio di dire che non sono stato io? No, sì. No, io non nego che non ci abbia provato questo poveretto. Ma in quanto a risultato vero e proprio, insomma, non so se mi spiego. Si spiega, signora, si spiega. Il risultato, insomma, beh, questo è un altro paio di maniche. Ah, un altro paio di pantaloni, semmai. Non fate insinuazioni, voi. Badate che la signora potrebbe darvi una bella querela. Querela? Ma no, signor giudice, ha detto bene. A parte la volgarità dell'espressione, vero? A parte questo, le cose stanno effettivamente così. Così come? Così, come ha detto lui. Ed è per questo che io non ho più voluto dargli le 50.000 lire, visto che lui non si è comportato bene con me. E io mi sono rivolta ad un altro. Come? Avvocato, ha fatto citare i testimoni? E come no? Signor giudice, la prego di far intervenire nel dibattito i testimoni. Le dispiacerebbe far chiamare il signor Paoloni Camillo? Usciere, chiami Paoloni Camillo. Paoloni Camillo! Camillo Paoloni! Eccomi! Si accomodi davanti al giudice. Largo! Permesso? Avanti! Là! Ma questo non è il marito di Matilde? Sì, di quella pettegola invidiosa. Ma una volta eravate tanto amiche. Ma lo siamo tuttora. Lei è Paoloni Camillo? Ma Luigi, che ti prende? Ma come siamo stati compagni di scuola, mo? E adesso ti chiedo se sei Paoloni Camillo. Perché io qui non sono Luigino, ma il giudice conciliatore. Avvocato, interroghi il teste. Mo. Signor Paoloni, dica al giudice quello che sa in merito a questa causa. Io? Ma io non so niente, avvocato. Su, Camillo, non fare lo stupido. Su, racconta il fatto di 6 mesi fa. Il fatto del sacrestano. E comincia dal sacrestano. Beh, va bene, cominciamo dal sacrestano. Allora, è andata così. 6 mesi fa ci siamo incontrati. No, dico, ci siamo incontrati per caso, è vero? È vero. Io, come tutti sanno in paese, ero il miglior amico della buonanima, del defunto marito della signora. Perciò è più che giusto, dunque, che la signora si rivolgesse a me per un consiglio. Era logico, no? Era logico. Vai avanti. Vada avanti. La questione che mi sottopose era molto complessa. Era una questione di eredità. No, devo spiegarglielo, no? Spiega. Beh, il mio caro amico Isidoro era morto una settimana prima e non essendo nati bambini, purtroppo, con la signora sua legittima consorte, i beni tornavano alla famiglia del defunto, escluso naturalmente il terzo vedovile. Insomma, tu le spiegavi questo? No, lo sapeva già, gliel'aveva già detto un avvocato e anche il resto. Ah, il resto? Sì, il fatto che un eventuale erede doveva nascere entro 10 mesi dalla morte del marito, per essere considerato figlio legittimo. Oh, adesso sì che ho capito tutto. Bravo. E fu così che parlaste del sagrestano. Già. E fu lui che le dette come consiglio. No, anzi me lo sconsigliò. Io, nella qualità del carissimo amico del defunto, avevo il dovere. Certamente, di... lei però non gli diede retta. Io? Come no? Solo che ormai era fatta. Come era fatta? Sì, il fatto con il sacrestano era già successo la sera prima. Io qui non ci capisco più niente. Oramai non si poteva far altro che riparare, no? E come si fa a riparare una cosa di quel genere quando è fatta? Signor giudice. E si rifà. Giusto, però la signora Celestina da me non è più tornata, il che significa che la cosa era fatta. Modestia a parte, signor giudice, a Topponi Tommasi gli basta una volta sola. Lasciamo perdere, guarda, meglio che non mi fai parlare. E invece parlate, per piacere, perché io qui non ci capisco più niente. E non t'arrabbia, Luigi. Volevo dire, signor giudice, quello che bisogna considerare soprattutto era la questione dell'urgenza. 10 mesi, capisci? Questa povera signora, non poteva correre il rischio di... No, proprio no, signor giudice. Sa quanto ammontano i beni del mio povero Isidoro? Tutti i poderi della Val dell'Esino erano suoi. Si faccia un po' il conto. 4 palazzi in paese, un albergo in Calabria, solo l'albergo, non esagero, vale più di 100 milioni. Si metta al posto mio, signor giudice. Si metta al posto suo. Mi ci metterei volentieri. Ma torniamo alla causa. Dunque lei dice... Dice una bugia, signor giudice. Non è vero, non abbiamo rifatto niente. Ma non l'ho rifatto con lui, signor giudice. Ci mancherebbe altro.
L'ho rifatto con Camillo. Ho capito, ho capito. E quella povera donna non è qui a sentirlo. Vieni, andiamo a chiamarla. Sì. Silenzio, per piacere! Un po' di silenzio! Silenzio tutti! Io sono una donna onesta che non ha paura della verità. E tutto quello che ho fatto lo dichiaro a testa alta. Perché avevo le mie buone ragioni. 10 mesi di tempo, non un giorno di più. E che cosa ha fatto, signora? Quello che doveva fare una povera vedova. Ma sentite. Avvocato. La prego, signor giudice, di far chiamare un altro teste. No, no, perché uno? Li faccio entrare tutti quanti, tanto devono dire tutti la stessa cosa. Beh, se il giudice ce ne sono altri 4 che aspettano di... 4? 4. Uh-huh. Usciere, fate entrare gli altri testi. Tutti i testimoni della causa Topponi possono entrare. Venite, venite da questa parte. Avanti, avvicinatevi. Guarda, 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 guarda. Bravi, bravi, bravi. L'onore del paese. Permesso. Vieni, sei andato pure te. Vabbè, vieni qua. Non mi dirai che fai parte dei testimoni anche tu? Magari. E allora che sei venuto a fare? Per sapere a che ora c'è la via Gaudio. Ah, beh, dopo domani alle 10, capito? Alle 10, va via, va via. Che dici? Data la nostra amicizia, ho creduto mio dovere avvertirti. Senti, cara, se io fossi in te, verrei subito qui. Mi senti? Matilde! Beh, cosa succede? Matilde! Boh. Oh. Matilde! Oh. Matilde! Che cos'è? Matilde, oh Dio mio, ma che è stato? Forse è una brutta notizia. Portiamola su quella poltrona, presto. Ma con chi parlava? Mi pare che ha nominato la signora Pompei. La Pompei? La vedova Cesare? Sì, quella che oggi ha la causa col sacrestano. So che ha citato mio marito come testimonio. Oh, to, anche il mio. Oh. Ah, anche il farmacista, mi compiaccio. Signor giudice, non scherziamo. Se lo viene a sapere mia moglie, andiamo, andiamo, tutti hanno la moglie qua. Lei capisce, io non potevo rivolgermi ad uno scapolo, a uno non collaudato. Sono tutti ammogliati qui e tutti hanno detto la verità. Sì, sì, sì. Coraggio, coraggio, signor Augusto. Dunque, signor giudice, era un giovedì pomeriggio. Voce. Voce, su, voce. Era un giovedì pomeriggio. Buongiorno, signora Celestina. Cosa desidera? Senta, signor Augusto, c'è qualche metodo sicuro riguardo la nascita dei bambini? Ah, capisco, capisco. Bene, potrei consigliarle Ogino Knaus. Ogino Knaus? Sì. Non lo conosco. È sicuro? Bene, con una certa approssimazione, sì. Ed è di queste parti? Questo signor Ogino, no? Come si chiama? Ah, sì, è un medico giapponese. Dove diavolo l'ho vado a pescare? No, no, ho bisogno di qualcosa di meno complicato. Ah, e allora, signora, scusi un momento. Allora, signora, potrei consigliarle le pillole. Quali pillole? Queste. L'ultimo ritrovato della scienza. Sono efficaci, però potrebbero causare qualche turba psichica. No, no, signor Augusto, non mi sono spiegata bene. Io voglio un metodo sicuro per avere un bambino e al più presto. Per avere un bambino? Sì, signor Augusto, lei mi può aiutare? Io? Sì. Io veramente un metodo ce l'avrei. Quale? Permette un momento? Sì. Mi lasci dire, signora Augusto, che mai avrei creduto di trovarla coinvolta in questo carosello boccaccesco. Va bene, mi ci sono trovato coinvolto anch'io come tanti altri. Ah, perché anche lei, allora... Quando si può fare un piacere, capirà. Tanto più, signor giudice, che nel caso suo, poveretto, con quella megera di moglie. Io non vorrei essere presuntuosa, vero? Ma credo proprio di avergli fatto un piacere. Brutto mascalzone porco! Signor giudice, signora! Signora! Si fermi e si moderi! O sarò costretto a farla scaraventare fuori dall'aula! E voglio proprio vedere come farà! E anche con te voglio fare i conti, brutta sgualdrina! Signora, non mi tocchi, sa! Aspetto un bambino e potrebbe anche essere di suo marito.
Ha sentito, signor giudice, e me lo dice così. Beh, non ho detto che è. Potrebbe anche esserlo. Ah, uffa, ma se fate così io non parlo più. E qua fanno tutta questa confusione. Io ho ancora un sacco di cose da dire contro questa mia signora. Beh, dille, ma fa presto, perché devo rompere un paio di teste io. Dai, forza, andiamo a casa. Andiamo a casa. Signora, lo lasci, deve rimanere qui, è un testimone. Sì, sì, ma non finisce qui. Testimone. Posso parlare? Avanti, parli. Signor giudice, io sono un povero sacrestano ignorante e di queste cose di leggi io non ne capisco. Però adesso qualche cosa comincio a capirla anch'io. Questa signora non è stata onesta a promettere un cinquantone a me quando sapeva che doveva incomodare tutti questi signori. Prego, per me non è stato uno scomodo. Sì, vabbè. Io non avevo nessuna intenzione. Signor giudice, sia ben chiaro, non avevo nessuna intenzione. E se qualcuno c'è di disonesto qua, è proprio lui. E sì, perché quando io sono stata da lui a fargli la mia proposta, doveva dirmi di no. Oh, questo è bello. E perché avrei dovuto dire di no, signor giudice? Non farmi parlare. Lei, signor giudice, mi è testimone. Prego, signora, i suoi testimoni sono quelli. Io non so niente e non c'entro niente io, chiaro? Ma no, lei mi è testimone che gli ho sempre detto di non farmi parlare a questo qua. Perciò è proprio lui che vuole, questo disonesto. Ma ci vuole una bella faccia tosta a chiamare disonesta a me. Certo che sei un disonesto, perché non dovevi dirmi di sì. No, quella mi deve spiegare il perché io avrei dovuto dire di no. Avanti, certo, sentiamo. Certo che glielo spiego, se proprio ci tiene. E potrei anche citarlo per i danni, signor giudice. Eh già, perché mi ha fatto correre un bel rischio con l'urgenza che avevo. E se non mi fossi consigliata con lui, che per fortuna l'indomani mi ha aperto gli occhi... Camillo, eh? Te l'ho già detto, Luigi. Oh, scusi, signor giudice. Io, in qualità di amico dello scomparso... Io vorrei solamente sapere in che modo le ha aperto gli occhi. Dicendomi che mi ero sbagliata a rivolgermi al sacrestano. E che cosa ne sa lui dei fatti miei? Ti conosce. Ti conosce bene. Sa tutto di te. Io vorrei sapere solamente che cosa sa, mannaggia la morte. Ma che cosa sa lui dei fatti miei? Che sei becco. Basta! Basta! Signor giudice, avete sentito? Vi ha chiamato becco. Come per dire cornuto. Ma io le faccio la querela che me la mangio io l'eredità. Signora, stia attenta. Questa volta lo dico a lei, a non farsi dare una bella querela dal teste. E come me la fa la querela, signor giudice? Si dovrebbe render conto del rischio che ho corso. Una povera vedova come me va da lui, piena di fiducia perché ha 7 figli. Poi viene a sapere che non sono suoi. Nemmeno uno, signor giudice. Ma Topone! Poveretto, che pena. E glielo hai detto tu che... Ma se lo sanno tutti. Proprio così, signor giudice. Lui me l'ha detto e poi me l'hanno confermato tutti gli altri. Ero io sola a non saperlo. E io, signor giudice, non lo sapevo, ve lo giuro. Non lo sapevo. Andiamo, non sai di chi sono i tuoi figli? Non è possibile, signor giudice. Sono miei. Mi somigliano tutti e 7. Sono tale e quale a me. Beh, e allora chiedilo al farmacista. Almeno un paio sono i suoi. Augusto! È vero? È vero anche questo! Disgraziato! Ma come sono bugie? Signora, signora, non adesso! Ne parlate a casa, e a casa! E va bene, a casa! A casa faremo i conti, eh! Disgraziato! E basta anche con lei, signora Pompei. Non c'è bisogno che ci dica chi sono gli altri 5. Io parlo solo per difendermi, signor giudice. Silenzio! Tommaso, vergognati! Non lo sapevo! Non lo sapevo, non lo sapevo! Silenzio! Silenzio! Signore, ve lo giuro, non lo sapevo. Signor giudice, ero sicuro di poterla accontentare. Signora, lo credo anch'io che quest'uomo era in buona fede e non ha cercato di bugiarla. Può darsi, ma gli altri? Quali altri? Loro. Signora, non capisco, scusi, che vuole dire? Voglio dire che anche lui, per esempio, che era tanto amico della buonanima... E questo lo abbiamo assodato, era amico della buonanima e cercava di aprirle gli occhi. E gentilmente mi ha aiutata a riparare allo sbaglio... E sappiamo anche questo. Ecco, allora vorrei sapere se lo sapeva che riparando con lui mi sbagliavo un'altra volta. Come? Non ho capito bene.
Ma Celestì, scusi signora, ma cosa sta dicendo? Dico che pure con te mi sentivo tranquilla, perché hai 4 figli. Ma poi vengo a sapere, signor giudice, che nemmeno uno dei suoi figli è suo. Come, come? I figli miei non sono miei. Ma chi te l'ha detto? Me l'ha detto lui. Tu, Augusto, e tu sei proprio sicuro che i figli tuoi sono proprio tuoi? No, sì. Non credo. Beh, anche lì ci sono dei dubbi, eh? Ma me lo ha detto lui. Io? Tu? Tu? Ma come ti sei permesso di dire una cosa del genere? Piano! Signora, basta. Abbiamo capito. Dopo che lei ha riparato con Modesto, un altro le ha detto che si era sbagliata. Sì, signor giudice. È stato Giacomino. Ah, Giacomino, vero? Però... Silenzio! Mi sono sbagliata un'altra volta. Me l'ha detto Augusto, il farmacista. E ha riparato con il farmacista. Cosa? Attento che sta arrivando tua moglie. Davvero? E questo va in conto riparazioni, porco! Arriva anche il signore. Buongiorno. Signori, siamo in un posto dove la legge si rispetta. Silenzio, silenzio, o faccio sgombrare l'aula. Silenzio, silenzio, o vi sbatto tutti dentro, anzi fuori. È un poco di rispetto per la legge. I signori testimoni sono pregati di ritornare al loro posto. E io questo dicevo. Le mani a posto. Posso parlare? Parlate. Ecco, forse sono riuscito a sbrogliare questa matassa. La signora Celestina è stata truffata. Ah, ha visto, signor giudice? Riconosce la sua colpa. Ma non da me, cara signora, non da me. Ma bensì da questi 5 mascalzoni farabutti che pur di approfittare di una povera vedova indifesa hanno inventato tutte queste bugie. Signor giudice, si dice che la calunnia è un venticello, ma nel nostro paese si può parlare addirittura di ciclone, di tifone, di alluvione, di terremoto, ondulatorio e sussultorio. È così che il signor Camillo ha calunniato Tommaso, il signor Giacomino ha calunniato Camillo, il signor Augusto ha calunniato Giuseppe, fino a che le corna in questione sono diventate tante e tante che nemmeno in un cesto di lumache. Tere, tu puoi entrare, vieni, vieni. Ma sono solo voi, perché mi hai mandato a chiamare? Vieni. Signor giudice, voi vi chiederete come mai io affermi con tanta certezza che si tratta di una volgare menzogna. Questi signori hanno affermato che non uno dei figli avuti dal mio matrimonio sarebbe mio. Bene. Voi permettete, signor giudice? Teresa, vieni avanti. Vieni avanti, Teresa. Attenzione per l'artrosi, per carità. C'è l'artrosi, signor giudice. Vieni avanti, Teresa. Ecco, signor giudice, questa è mia moglie. Vi prego, signori, osservatela. Guardatela. Ammiratela. Della sua splendida e meravigliosa bruttezza. Signor giudice, voi credete che in paese ci siano 7 uomini così coraggiosi di andare... voi mi capite, signor giudice, eh? Avanti, affermatelo, parlate, confermatelo. E siete state voi che avete avuto il coraggio di amare questa donna. Adesso dovete ripetere quello che avete detto poco fa. Ripetetelo se avete il coraggio. Avete visto, signor giudice? Questa è la mia prova regina. Silenzio! 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 Zitti! Una parola, signor giudice. Ah, va bene, ho capito tutto. Sì, sì, adesso ci penso io. Vada! Silenzio! Silenzio! Il signor giudice ha detto silenzio! Ah. Dunque, visto che da questo dibattito
e sentite le varie testimonianze, è chiaramente emerso il fatto che la qui presente Celestina Pompei è stata, sì, insomma, da quasi tutto il paese, tranne che dal proprio marito Isidoro Cesaretti defunto, si dichiara Celestina Pompei decaduta dal diritto all'eredità lasciata dal suo defunto marito. Eredità che va di diritto al parente più prossimo del defunto, e cioè al qui presente Osvaldo Cesaretti. Su, su, coraggio, ricorreremo in appello. E in quanto a voi, signori, visto che la giustizia degli uomini non può raggiungervi perché manca una precisa denuncia nei vostri confronti, può certamente colpirvi quella delle donne. Signore mogli, fate il vostro dovere! Chiamato brutta! Ma per loro! Non ti preoccupare, tu per me sei più bella di Sofia Loren! È vero! Qui, state a te! Volo CP01 della Canadian Pacific Airlines, stop. Prego venirmi prendere aeroporto tua nonna Daisy. No, no e no! Io questa vecchia americana in casa non ce la voglio. Ma si tratta di mia nonna, la vedova del povero nonno Filippo. È buono quello! Non si è mai fatto vivo con noi. E adesso che è morto, ci lascia questo bel regalo. Ma poveretta, è rimasta sola, è naturale che abbia pensato di... di farsi un bel viaggetto in Italia. Ma no, di venire a trovare i suoi nipoti. In fondo siamo gli unici parenti, Adesso poi è in volo per l'Italia, come faccio a fermarla? Fermarla no, ma rimandarla al suo paese sì. Ma adesso esageri, non mi dirai che non si possa ospitarla per qualche giorno, no? Dopotutto, come dice il proverbio, dove si mangia in tre, si mangia anche in quattro. Ma non dici così quando si tratta di mia madre. Per forza, quella da sola mangia per quattro. Screanzato, così tu preferisci a mia madre un'estranea, una che non conosci nemmeno. Certo, tua madre ormai la conosco benissimo. Ah sì? Fai anche lo spiritoso, eh? Sai che ti dico? Che io quella vecchiaccia in casa mia non ce la voglio, va bene? Ci mancherebbe altro che mi mettessi a sfacchinare per una che magari si piazza qui per tutta la vita. Ma io quando arriva che le racconto? Che ne so? Raccontale quello che ti pare, dille che la casa è crollata, va bene? Che siamo tutti quanti a letto con gli orecchioni, insomma arrangiati. Ma dove la porto? Ma che ne so io, cercale una camera in un pensionato per vecchie signore. Ce n'è una delle Orsoline sulla via di Ostia, telefona. Va bene, telefono. Anzi, no, ci passerò quando vado a Fiumicino. Va bene. Ehi, ciao, papà. Ah, giusto te. E per favore, vuoi andare all'aeroporto a prendere una signora che arriva dall'America? Una signora? Che signora? La nonna di tuo padre. Ah, no, grazie, io c'ho da fare. Ecco, lo sapevo. Quando c'è qualcosa da fare, lui ha sempre da fare, con quella chitarra maledetta, naturalmente. E il negozio non si vede mai. Sfido io. Bella aspirazione per un artista, un negozio di impianti igienici. Senza che fai tanto la schizzinosa, se non fosse per quelli, si finirebbe a rotoli. Piantala! E tu oggi stai tutto il giorno in negozio, intesi? No, papà, io ho le prove, sai, ho il complesso. Sì, il complesso dei vasi da notte, ma te lo levo io! Ah, papà, tira la catena. No! Attenzione, prego. I passeggeri del volo 072 in partenza per New York sono pregati di presentarsi all'uscita numero 6. Scusi, è già arrivato il volo 01? Sì, sono usciti tutti i passeggeri. Attenzione, non c'è prego. Più nessuno. La signora Daisy Pediconi attende suo nipote al box della Canadian Pacific. In arrivo il volo 704 proveniente da... Scusi, per favore.
Ah, no, no, niente, grazie. You, nonna? Grandmother? Yes, ah, sì? Yes, I have many nephews. Ah, yes. Meno male che non ti sei portato pure quelli. Nonna! Benvenuta, welcome to Rome, let's go. Oh, thank you. No, 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 questo porto io. Porto io, non ti preoccupare, nonnina. Yes, yes, it is Signor Periconi, è pregato di recarsi al box della Canadian Pacific, dove è atteso da sua nonna. Per la miseria, ma tu chi sei? Ma chi è? Mi scusi tanto, eh. Ah, tenga. Sorry, eh. Attenzione, prego, si annuncia il volo 715 sulla pista numero 8 proveniente da Montreal. Attenzione, prego, i passeggeri del volo 014 sono pregati. Ma no, nonna, non è possibile. No, nonnina, sei tu proprio. Yes, I'm Daisy. And you? Io sono Gianni, il tuo devotissimo nipote. Nonna, nonnina. E vogliamo andare? Sì. A tua casa? Magari, ma c'è mia moglie. No, dicevo, c'è mia moglie che non c'è, perché è andata al capezzale di sua madre che oh, è malata. Sì. E poi ci sono gli operai in casa. Io, se non ti dispiace, ti sistemerei in un albergo, eh? Oh, yes, of course, andrò benissimo in albergo. Anzi, io ti metterei in un appartamentino in un residence, sai, un ambiente intimo, tranquillo, lontano dagli occhi indiscreti, senza confusione. D'accordo, ma idea, come vuoi. Lascia fare, nonnina, che ti sistemo io. Da ballo, orchestra diretta dal maestro Carlo Savina. Tu non mi hai parlato ancora di tuo figlio. Quando mi fai conoscere lui? Adesso non c'è. No, è in collegio, sì. Oh, possiamo andare a trovarlo. Ah, ma è lontano, è un collegio militare. Oh, e dove si trova? Ah, non si sa. No, è un segreto militare, sì. Strano. Da noi i segreti militari li sanno tutti. E il tuo lavoro? Cosa fai di bello? Ah, io mi occupo di ceramiche, sì. Ceramiche artistiche. Vasi? Sì, anche. Ma i vasi non vanno più tanto adesso. Tu mi scusi, vero? Tanto siamo parenti. Ah, oh, per carità, fai pure. Tu aiuti a aprire la lampo, per favore. Volentieri. Thank you. Povero Filippo. Filippo? Tuo nonno non era adatto per la chiusura di lampo. Forse gli tremavano le mani. You know? Eh? Questo vestito me l'aveva regalato per una festa. E invece, poveretto, non voglio indossarlo più. Non lo sopporto. Ah, come ti capisco, nonna. Fai benissimo a levartelo. Sì. Sì, fai proprio bene. Ecco fatto. Vedi questa? Me l'aveva fatta venire da Parigi. Così lieve, così trasparente. Era la sua preferita. Adesso ogni volta che la vedo, io penso a lui. Ah, ma questo ti fa male, nonna. No, bisogna toglierla, bisogna avere la forza di liberarsi dei ricordi. E vedrai che dopo ti sentirai meglio dopo. Tu credi questo? Ah, certo. Oh, it's true. Mi sento un po' meglio. Hai visto? Che ti dicevo, eh? Via anche queste, quest'ultimo elemento di mio dolore. Via, via, questi tristi ricordi. Via. Via, via. Anche
quest'altra. Via! Via, 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 via! Via! Oh, finalmente. Tu hai avuto ragione. Mi sento più leggera, più sollevata. Adesso non è rimasto più niente che mi ricordi il passato. Ma fruga, fruga, fruga della memoria, eh? No, nothing else, più niente. Scommetto che questa Ghepier te l'ha regalata nonno. Via, via, questi ricordi. No, via. È l'unica cosa che Filippo non mi ha regalato. Mannaggia. Ora mi sento sola. Vedova inconsolabile, sola. Come ti capisco, nonna, ma adesso... Adesso ci sono qua io, tuo nipote, per aiutarti, per essere al tuo fianco. Giorno e notte. E dividere la tua solitudine. Coraggio, cara. Da questo momento... Non sarai più sola col tuo dolore. Ma sei proprio sicura che questa Ghepier non te l'ha regalata nonno, no, eh? No. Un'altra bottiglia come questa. Agli ordini, dottore. Aiuta a dimenticare, un'altra. Vero? Beh, se faremo un po' tardi, nessuno ti sgriderà, nonna. Tutta vita, dottor Camericana, bravo. Poi dico, ma che ti sei messo in testa? Noi siamo parenti stretti. Lo vedo. Come lo vedo? Questa è mia nonna. E come no? Ma come no? Daisy, diglielo anche tu che sei la mia nonnina. Perché lui non crede? Sì, sono grandmother. Io grandmamma. Sì, grandmamma. Sarà, ma a me mi pare un gran pezzo di... Oh. A proposito del bucino, dottor, non mi aveva detto che quegli impianti di ceramica dovevano durare 10 anni? Sono 10 giorni e qui già fanno acqua dappertutto. Sì. Di quale ceramica sta parlando? No, no, parla di ceramiche artistiche che io gli ho venduto. Ceramiche antiche? Ecco. È antiche, sì, ma il guai è che a me mi ha fatte pagare per 9. Ma senti questo. È stata meravigliosa. Thank you. Grazie a lei. Che tempo è quel vecchietto. Mi ha ricordato tuo nonno, anche lui era così vivace. Apposta è durato poco. Cin. Cin. Well, grazie di bella serata. E arrivederci a domani. Ma come, non mi lasci entrare un momento? No, è ora di fare nanna. Appunto, io volevo mettere a nanna la nonna. Oh. La mia nonna si chiama Desiderio. Papà, ma dico, questa giacca, questa cravatta, ma non è roba mia? Non pensare alla giacca e alla cravatta. Pensa al negozio piuttosto, fila. Io devo portare in giro per Roma la nonna. Senti, piuttosto che stare tutto il giorno in negozio, se vuoi te la spupazzo un po' io la vecchia, eh? Ti piacerebbe, povero cocco. No, dico, ti piacerebbe andare a zonzo per Roma invece di lavorare, eh? Mm. Ah, a proposito, Maurizio, visto che oggi non ti serve, prendo io la tua Spider, sai, è più comoda per città. Ah. Si vede meglio in giro. E mi raccomando, serietà, eh? Come sto? Stai bene. Eh? Magnifica. E adesso vedrai, ti porti in un altro posto. Sì, eh? Andiamo. Lasci guidare me. Ma certo. Amata, ma chi ti ha dato la patente? Oh, Gianni. Ma come si permette di offendere mia nonna? Ma ve li dannatene. Ma che vuoi? Te posso, faccio. E di tua nonna. Questa almeno ci ha creduto che sono tua nonna. Sì. Ma guarda che tipo! Sì,
Muoviti tu. Sbama, ma chi è? Attenta ai sforzi. È arrivato Arturero. Che te lo intendi, De Gorna? Ma perché? Sci tua. E de tu nonna. Dai, Ma mi riconoscono tutti. Che bello. Oh, yes. Canzone. Signore e signori, attenzione. Vi presentiamo una grande novità. Il nostro nuovo chitarrista che si chiama Tom Brandy.
Che lei è molto bravo. E lei sa che è molto bella. Grazie. Sono io che la ringrazio. Vede, questa sera io ero al mio debutto, ma ho incontrato i suoi occhi e ho suonato solo per lei. Allora l'ho aiutato un poco. Lei è sola? Veramente il mio cavaliere era qui, ma non lo vedo. Ma dove? Qui al tavolo? No, sotto. Come sotto? Mi scusi, signora. Quel signore che era qui con lei mi ha incaricato di dirle che si è dovuto allontanare d'urgenza. La prega di scusarlo. Le telefonerà domani mattina. Oh, grazie. Dunque, è libera? Pare di sì. E allora questo ballo è mio, prego. Pensionato delle suore Orsoline. Dunque, 5, 4, pronto? Parlo col pensionato delle suore Orsoline? Vorrei parlare, madre, col signor Pediconi. Sì, Pediconi. Deve essere con la signora Daisy, quella vecchia signora americana. Come dice? Non c'è nessuna signora americana. Ma sì, la signora Daisy Pediconi deve essere lì da voi da una settimana. Come dice, non c'è mai stata. Cosa dice, madre? Qualcuno ha prenotato la camera e nessuno si è degnato di disdirla. Scusi, è stato mio marito, è stato lui. Che cosa devo dirgli da parte sua? Come? Sempre si è lodato. Ciao, cara, come va? Bene. E come sta la vecchietta? Quale vecchietta? Ah, vuoi dire la nonna? Già, già. Ah, benino, benino. Trascina un po' la gamba, ma insomma... E abita sempre dalle Orsoline? Ma certo, ce l'ho accompagnata anche adesso, vengo proprio da là. Bene, bene. E allora, dalle questa lettera, è arrivata poco fa. Senti un po', perché non mi ci porti la prossima volta? Quando ci vai? Per carità,
È una vecchia così poco socievole. Mm. E poi le ho detto che tu non eri a Roma, altrimenti bisognava ospitarla in casa, non ti ricordi? Già, è vero. Ma potresti dirle che sono ritornata, no? Boh, è inutile, tanto sta per ripartire. Ah, sì? Voglio proprio vederla in faccia prima che parta, sta famosa nonna. Scusi, sa dirmi chi abita l'appartamento numero 12? Mi dispiace, signora, ma non posso dare informazioni a persone che non conosco. Ah, e mi dica, lo conosce lei questo? Cristoforo Colombo, signora. E chi non lo conosce? Dica, dica pure. Vorrei sapere chi è l'inquilina del numero 12. È una signora americana che è arrivata da poco. E si chiama Pediconi, vero? Che io sappia si chiama Smith. Smith? Scusi, non è una vecchietta un po' malferma sulle gambe? Vecchietta, signora, ma quella, con rispetto parlando, è una figliola e ha certe gambe. Allora è giovane. Giovanissima, che Dio la benedica. Ah, senti. Non dica, non viene mai qua un signore alto, biondo, un po' stempiato, con una faccia... Da scemo? Sì, è sempre qui. Le porta dei fiori. Secondo me quello, signora, con rispetto parlando, ha preso una cotta. Ah, sì? Ne vuoi ancora? No, grazie. Se vogliamo uscire, è meglio che vada a prepararmi. Ma no. Stai ancora un momento. No. Li conosco i tuoi momenti. Fumati una sigaretta e io faccio la doccia. Vuoi che ti dia una mano? No, tu resti qui. So fare anche da sola. Thank you. Apri tu, darling. Sì. Ma Maurizio. Mamma. Ma che ci fai tu qui? Io sono venuto a trovare una persona. Così, in camicia. Sai, è la mia ragazza. Sì. Ma non c'è niente di male, siamo quasi fidanzati. E aspettavi che venissi fin qua per dirmelo? No, uno di questi giorni te l'avrei presentata. Su, entra. Vieni, vedrai che ti piacerà. A proposito, ma come hai fatto a trovarmi qui? Ma io non cercavo te. Cerco tuo padre. Papà? Mm-hmm. E perché dovrebbe essere qui? È proprio quello che vorrei sapere da lui. Ma cosa dici? Papà è in questa casa, figurati. Eppure, io qua non ci vedo chiaro. No. Ma dai, mamma, stai tranquilla. Adesso viene Daisy e vedrai che sistemiamo tutto. Va bene. Su, siediti, che ti offro qualcosa da bere. Ah, scusa un momento, eh. Mm-hmm.